Buon pomeriggio e benvenuti allo Spielberg Ring, un circuito che in una forma o nell'altra ha ospitato ogni Gran Premio d'Austria del campionato, tranne il primo del 1964. Fu qui che John Watson perse una scommessa e la sua barba quando portò il team Penske alla sua unica vittoria nel 1976. La posta in gioco oggi è ancora più alta, con i 25 punti del vincitore, un bottino importantissimo nella lotta per il titolo. Il circuito di Spielberg si trova a 700 metri sul livello del mare, con solo 10 curve, è una delle piste più corte di tutta la stagione. Un giro qui copre 4,2 km, con le migliori opportunità di sorpasso in curva 1 e nella stretta curva 3 in salita. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. Colombo si posiziona in pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. E ora vediamo il resto della griglia. Hamilton, Vettel, Daniel Ricciardo e Verstappen, Grosjean, Hülkenberg, Sainz e Charles Leclerc, Perez, Magnussen, Esteban Ocon e Sirotkin, Raikkonen, Ericsson, Fernando Alonso e Pierre Gasly, Van Dorn e Brandon Hartley completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista. Ricorda che la prima curva arriva abbastanza presto. Non è strettissima, ma non correre rischi. E fa attenzione alle auto che cercano di tagliarla all'interno. Ok, è tutto a posto. Dobbiamo restare in formazione e portare l'auto alla temperatura giusta. Scalda le gomme e i freni, vogliamo che siano belli caldi entro la fine del giro. Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Porta pazienza e attendi i semafori. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi.
Forza, puoi riprenderti quella posizione. Se pensi di poterlo superare, aumenta l'uso delle RS e portalo in modalità sorpasso. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme super morbide. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 15,5 secondi.
Il distacco da quella dietro è 3,2 secondi. Ora puoi rientrare ai box. Mi raccomando, fermati ai box a questo giro. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Vettel è passato in prima posizione. Distacco dall'auto davanti, 8,5 secondi. Sergei è rientrato ai box. Sergei ai box. Ok, il distacco da quella dietro è 3,9 secondi.
Alcune informazioni su Perez: ha riscontrato una sorta di problema meccanico. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 26,1 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Distacco dall'auto dietro, 11,8 secondi. Bottas è dietro di te.
Il distacco dalla vettura dietro di te è 11,7 secondi. Monta gomme super morbide usate. Le sue gomme sono state montate 6 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 9,7. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 36,0 secondi. C'è un problema al DRS, la tua ala posteriore è fuori uso. Rimani in pista, possiamo riparare il guasto a distanza. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Sei all'ultimo giro. Il distacco da quella dietro è 12,7 secondi. Alcune informazioni su Bottas. Sembra che abbia un problema. Fantastico, primo posto, hai vinto la gara, complimenti. E dopo un gran premio mozzafiato, una vittoria meritatissima per la Williams. E Luca, dimmi quel che ne pensi, come ha ottenuto questo risultato? Secondo me la velocità pura è semplice, tutto qui.
possiamo starcene tutto il giorno a parlare di strategie, sorpassi e gestione delle gomme, ma alla fin fine per vincere bisogna prima di tutto essere veloci, e a mio parere questo è stato l'elemento determinante oggi. E vedo i nostri piloti uscire ora. È stata una grande prova di squadra, il risultato di tanto duro lavoro. Oggi è la Williams a vincere. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Colombo aumenta il suo vantaggio nel campionato. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Direi Kimi Raikkonen. Ha mostrato costanza, abilità negli scontri con gli avversari e sensibilità di guida. Può ritenersi soddisfatto. Ed ecco come si configura il campionato costruttori. Oggi il leader della classifica non ha brillato e il suo vantaggio si è ridotto notevolmente. Siamo arrivati al termine di questo weekend, l'appuntamento è per il prossimo emozionante Gran Premio di Formula 1.